non so. Enrico Ciaccio! E andiamo, Nico Giannis! Bologna 1, Inter 0! Guardate che abbiamo avuto fortuna, c'è stata una deviazione, palla in rete, tiro Nico Giannis e andiamo! Inter 0, Bologna 1, finita la partita, i tre fischi dell'arbitro, tutti a casa! Vabbè, adesso tutti a casa, aspetta un attimo perché è ancora un po' lunga. Allora, raccontiamo, la cosa assurda è che l'Inter fa palleggiare il Bologna di testa al limite dell'area di rigore sguardandoli. Esatto. Il tiro... il tiro non so chi ha tirato per primo, la palla è una svirgolata che va praticamente fuori in rimessa dal fondo, va a colpire la schiena di Nico Giannis che passava di lì e spiazza Onana, quindi oltre a non giocare bene. Il problema è stato, pensa cosa il problema è stato che ci avete fatto giocare al limite dell'area. Che c'entra Andanovic? Al limite dell'area Bologna ha fatto quello che ha voluto per 10 secondi con la palla fra testa e piede, l'Inter ha dormito e come sempre viene punito, fa anche rima, hanno dormito la difesa dell'Inter lì, dai. Allora, il gol del Bologna in vantaggio stasera con Nico Giannis. Ventesimo gol subito in campionato. Vero. Ventesimo. Vero. Di difficoltà estrema, devo dire. Grande palla di Di Marco per Mkhitaryan. Ci va Dzeko che va fino in fondo. Cross in mezzo, Mkhitaryan di tacco all'indietro. Mette fuori Schouten. Può ripartire il Bologna con Orsolini che però commette una mezza ingenuità. Poi Çalhanoğlu va a provare l'anticipo in scivolata su Orsolini. Lo anticipano ma non tocca bene il pallone. E lo mette in fallo laterale, quindi fallo laterale a favore del Bologna. Proprio un grande gol. Un gol fantastico. Per tornare al Medioevo, gol così mi pare di ricordare. Radonjić, Toro in vantaggio sulla Sampdoria. Un Gigi Riva in Italia, Unione Sovietica. Sveglia però, Fallo inesistente. Eccolo fallo qua, Enrico ci dice subito che ci sono delle proteste per parte bolognese, Enrico. Non c'è fallo. Prende la palla di tacco Lucumi. Ma figurati. Ah, figurati, l'abbiamo vista, l'abbiamo riguardata. L'hai visto te? L'hai visto te? Io ho visto un'altra cosa. No, l'abbiamo visto io. Tu hai visto il tuo, io ho visto un'altra cosa. Hai ragione tu? No, io ho visto anch'io. No, ho ragione, lei la prende di tacco, si vede pulito. Anche a me è sembrato che Lucumi andasse dritto sulla palla. Non capisco perché gli ha dato sto fallo. Francamente non ho capito. Il ginocchio contro la presa ginocchio, di tacco Lucumi. So. Così non facciamo mai un gol con contrasto minimo, ginocchio contro ginocchio. Cioè lui va sul pallone. Cioè se escludiamo adesso anche i minimi contatti, è chiaro, se devi cercare di togliere il pallone all'avversario, un po' lo tocchi. Ma non ho capito, però ha ragione Enrico. Se lo tocchi, è come il rigore del Napoli ieri, se lo tocchi è fallo. Anche cioè... il rigore del Napoli ieri, infatti, ha suscitato grandi polemiche, però perché era inesistente. Non è inesistente. Un conto è suscitare polemiche e avere delle opinioni, un conto è dire che è inesistente. Perché c'è chi ha detto che c'era e c'è chi ha detto che non c'era. La mia opinione è che fanno, per la mia opinione Filippo, è che loro fanno errori ogni domenica, ogni partita, ogni giornata. Questo è uno di quelli, ieri di nuovo. È un errore dietro l'altro. Errore dietro l'altro. Io accetto la tua opinione, voi accettate la mia. Per me questo è fallo. Sì, ma io non è mica ti sto dicendo che ti voglio convincere. Dico solo che la penso esattamente come Enrico, punto. Poi tu ti tieni la tua, quello non interessa. Danilo, c'era la punizione per l'Inter? Sì, no. Una punizioncina. Si dice rigorino, io direi punizioncina. Vedi che anche Danilo. Come? Perché adesso le misuriamo. Vedo che anche Danilo, qualche le dubbio misuriamo. Cioè, punizioncina, punizionciona, punizioncetta... oggi le misuriamo, va bene. Ho spiegato anche perché si dice rigorino, questa non era una punizione particolarmente evidente, o no? Prima o poi un gol valido lo faremo, magari ci daranno anche un rigore perché ne abbiamo uno in tutto il campionato. Parlo italiano? Parlo aramaico o parlo italiano? Non lo so, alle volte aramaico mi sembra. Punizione Bologna, 39 di gioco. Siamo già in tre, però siamo già in tre. Vediamo gli altri. No. Siamo già in tre a avere dei dubbi. No, siamo in democrazia, la maggioranza vince. Nico Giannis dalla destra, parte col sinistro, arriva al cross in mezzo, mette fuori la testa di Lautaro. Corner per il Bologna. Tra l'altro Lautaro ha ammonito insieme a Medel perché prima della punizione, dopo il fallo, c'è stato un bel parapiglia in mezzo all'area di rigore. Sì, ci sono state molte discussioni. In mezzo c'era anche Sumarò, mi pare. E c'è stata una mezza parapiglia, direi che è giusto. Attenzione al corner del Bologna, arriva al cross in mezzo, ancora sul primo palo, ancora Mkhitaryan mette fuori, va a recuperare Çalhanoğlu, fallo di Barella,
calcio di punizione per il Bologna, tre quarti di destra, partita molto molto fallosa, tantissimi falli, rivediamo qua Barella che fa un fallettino, com'era Dani, come l'hai chiamato? Punizioncina. Una punizioncina, però c'è, quindi questa è fallo c'è. E quindi c'è, anche se è una punizioncina. Tre quarti centrale per il Bologna, Lico Gianni sempre col suo sinistro, tutto pronto. Di Marco va a mettersi in barriera, l'unico uomo in barriera dell'Inter. Tutto pronto per il cross di Lico Giannis, tre quarti centrale un po' spostati sulla destra, arriva il cross in mezzo di testa, mette fuori Lautaro che va a cercare Di Marco che però non sembra, beh, grande intervento qua pulito sul pallone di Lico Giannis, l'Inter guadagna un fallo laterale, rimane un attimo a terra Di Marco ma si rialza. Fallo laterale per l'Inter, qua rivediamo l'intervento di Lico Giannis che prende bene il tempo a Di Marco che provava ad andare via sulla fascia sinistra. 41 di gioco, fallo laterale, zona difensiva di sinistra per l'Inter, Di Marco all'indietro, bastoni, lancio lungo a scavalcare il centrocampo, Dzeko si fa anticipare, poi Ciala allarga per Dima. Di prima per Lautaro, pallone un po' lungo, vediamo se ci arriva Lautaro, sì ci arriva, va a puntare Lukumi, lato corto dell'area di rigore, arriva il cross, Lukumi va a chiudere, corner per l'Inter, chiede scusa Lautaro a Dzeko forse che si era buttato in area di rigore, un po' lento qua l'argentino nel prepararsi il cross, era stato bravo a arrivare su una palla non facile, Lukumi non l'aveva chiuso, non aveva provato l'anticipo, ha deciso di seguire l'argentino e alla fine ha fatto la scelta giusta, corner dalla sinistra per l'Inter, ci va Çalhanoğlu con il destro, vediamo un po' di stare attenti fuori dall'area di rigore perché tre giorni fa è successa una cosa che non va bene, quindi se magari ci mettiamo anche al limite dell'area e stiamo attenti quando ripartono gli altri. Çala col destro, tutto pronto, parte il cross di Çala! Primo palo di Luca, la sbatte dentro, dentro 3-1 per l'Inter, settimo gol in campionato per Lautaro, cross di Çala, testa di Lauti, 3-1 per l'Inter, 42 di gioco. 42 di gioco e adesso la partita si mette decisamente dalla parte nerazzurra con il gol di Lautaro Martinez, uno che non sta pensando al mondiale, a differenza magari di tanti altri che possono avere la testa altrove, lui no. Lui si è procurato la punizione che ha dato vita al gol del 2-1 di Di Marco e adesso va a segnare in prima persona il gol del 3-1, decisamente rivedibile il sistema difensivo del Bologna, caro Enrico, perché pare che si debba marcare in area di rigore. Sì, questo qui non c'è niente da fare, qui è bravo anche lui a trovare il tempo, la difesa ha dormito, questa è un'azione veramente, lo schema difensivo è andato tutto male, è stato bravo lui a inserirsi bene, niente da dire su questo gol, la partita comunque aveva già preso una brutta piega sull'uno pari, ve l'avevo detto, vedevo molto bene l'Inter e poi ci sono gli episodi che alle volte ti danno bene, stavolta ci hanno dato malissimo, non questo, quello precedente, però il calcio è anche questo. Comunque, per adesso questo primo tempo che il Bologna non aveva fatto neanche male, si troviamo sotto 3-1, mi sembra un po' di essere al cinema, non lo so, sono un po' frastornato. Comunque, conoscendo l'Inter e la difesa dell'Inter, la partita è ancora molto lunga, ragazzi, quindi calma e gesso, concentrazione, perché qua... Ah, gli dici che non deve perdere le speranze? Ah no, no, con questa Inter qua può succedere di tutto, eh. Non ho chiesto a Claudio cosa pensasse della punizione del 2-1, fallo sì, fallo no. Ha preso la palla col tacco. Ha preso la palla col tacco. Però Francesco non abbiamo sottolineato l'aspetto più importante, sì qui, che l'Inter aggancia l'Atalanta, certo, in vero. Classifica, visto quello che è successo alle ore 18:30, dunque domenica ha anche la possibilità di... Beh, domenica partitona, alle 12:30 Bergamo. Domenica è un big match da pareggio. Prima la partita deve finire però, così, se vinciamo sì. Intanto sugli altri campi sempre avanti Toro e Fiorentina, vero Alberto? Sempre avanti, ti segnalo soprattutto una sfida nella sfida che è quella di Sepe, portiere della Salernitana contro la Fiorentina. Tre interventi puliti sugli avanti della squadra viola, su Biraghi, su Cabral e su Kwame. Sepe sta chiudendo la porta, sta mantenendo in vita la squadra campana. Siamo nell'ultimo minuto di gioco, poi ci sarà da recuperare credo almeno un paio di minuti perché... E soprattutto in occasione del 2-1 dell'Inter c'è stato il gioco fermo per un po' di tempo, l'arbitro qualche intervento lo ha fatto, quindi si andrà un po' oltre il 45esimo. Noi restiamo in cronaca e poi andiamo a recuperare la pubblicità e poi ci concentriamo con tutti i commenti
nel corso dell'intervallo, con il Bologna che spinge ma l'Inter che brecca. Sì, sbaglia il Bologna, brecca l'Inter, Mkhitaryan bene sulla sinistra per Di Marco che ha spazio per avanzare, alza la testa, non trova compagni, arriva ora il cross per Dzeko che non ci arriva di pochissimo, alla deviazione a colpo sicuro verso la porta, forse un centimetro, pallone per Dumfries, ancora il cross di Dumfries in mezzo, Lautaro, ma facile la presa alta di Skorupski, bravissimo Di Marco qua, imbeccato bene da Mkhitaryan, ha spazio avanti, alza la testa, non vede i giocatori, non vede i compagni in quel momento, allora decide di fare ancora un paio di metri, vede a quel punto Dzeko, gli dà una palla fantastica, Dzeko non ci arriva in scivolata, pertanto così. 45 di gioco, vediamo quanto sarà il recupero, sarà un paio di minuti, infatti così, due minuti di recupero, partiti da 5 secondi, pallone per Lukumi, ora sulla destra per Posch, si trova di fronte Mkhitaryan, non trova sbocchi, allora ancora dietro Lukumi, prova il timido pressing Dzeko, scambio con Skouten, ancora Lukumi all'indietro per Skorupski, dentro l'area di rigore, alza la testa Skorupski, un minuto e mezzo alla fine del primo tempo, ancora Lukumi, allarga per Posch, ha spazio per avanzare il numero 3 del Bologna, prova il lancio lungo a cercare lo scatto di Arnautovic che si prende con Acerbi, Acerbi se lo fa sfuggire, poi va al raddoppio, bravissimo Ciala che va a aiutare Acerbi, ruba palla, vediamo se riusciamo a partire con un timido contropiede, sì con Barella, Barella sulla sinistra, scoperto il Bologna in mezzo, però Barella va a ingaggiare l'uno contro uno con Lukumi, palla sul destro, va a trovare Dzeko tra le linee, il colpo di tacco un po' pretenzioso, poi Dzeko capisce l'errore, prova il pressing, andiamo troppo a pressare alti, lancio lungo, per fortuna nostra non c'è nessun giocatore del Bologna, arriva con calma Onana che gli dice di stare, Skriniar gli dice di stare indietro, che ci pensano loro a impostare l'azione, ancora Bastoni, va a cercare Barella, all'indietro per Bastoni, mancano 40 secondi abbondanti alla fine del primo tempo, ancora Bastoni, l'Inter prova a giocare palla in zona difensiva nella propria tre quarti facendo passare i secondi, ancora Ciala, adesso si alza un po' il pressing del Bologna con Arnautovic su Acerbi, ora Skriniar, largo Dumfries, servito sulla fascia, non facciamoci chiudere, verticale buona per Lautaro, lo stop non è male, poi prova un numero che non gli riesce, ancora Mkhitaryan, ancora per Lautaro che prova ad andare via sulla destra, molto bene, 20 secondi al termine, ancora Lautaro, prova un esterno a cercare Di Marco, sbaglia tutto ma sbaglia anche Posch, allora può ripartire l'Inter, ultima azione della partita, ancora Barella in area di rigore, pallone all'indietro in mezzo, Somaro butta fuori la palla, l'arbitro guarda il cronometro, fischia in questo momento, finisce il primo tempo, 3-1 per l'Inter. 4 gol a San Siro, 3-1 Inter, si chiude qui la prima parte, Simone ci vediamo dopo, gli up and down dell'Inter di questo primo tempo, Filippo. Sì, allora. Non sono facilissimi, perché a me l'Inter nonostante il 3-1 non è piaciuta, quindi non sono facili, metto Dzeko perché ha fatto un gol clamoroso e gli do 7, metto Di Marco perché ha segnato e quindi gli do 6 e mezzo, e metto Lautaro perché ha segnato e gli do 6 e mezzo. Tutti gli altri? E tutti gli altri faccio fatica perché a me non sono piaciuti. Se devo trovare delle insufficienze metto Barella che mi è sembrato molto nervoso, 5 e mezzo, metto Bastoni che ha fatto un paio di svarioni iniziali passando 2 volte la palla agli avversari, anche lui 5 e mezzo, e Mkhitaryan, Dumfries malissimo, è vero che ha fatto il cross del gol ma io non lo considero un cross quello, cioè ha tirato, gli è stata deviata la palla che si è impennata e poi Dzeko ha fatto un miracolo, però quindi direi Dumfries 5 che non mi è piaciuto per niente. Barella sciappo, come sì, per usare un aggettivo un sì, po' strano. Forse è stato anche generoso con Bastoni. È da un po' di tempo che è impalpabile il signor Barella, no, sempre, sempre a protestare, sempre a chiedere il fallo o a dire che non è fallo. Beh, però ultimamente è sempre stava attaccato all'arbitro, bene. Phil, è sempre attaccato all'arbitro a fare il teatrino. È un difetto che ha, sì, però stava giocando bene nelle partite scorse, comunque sì, anche sì, col Barcellona, in primo tempo con la Juve aveva giocato bene, poi si è persa tutta la squadra. Però oggi male, per me oggi male. Due notizie importanti, poi chiedo anche il commento di Enrico per quanto riguarda il Bologna. Nella Francia dei 25 di Didier Deschamps, che li ha comunicati questa sera in diretta nazionale, convocati Theo Hernandez e Giroud, non Mike Maignan, evidentemente il problema al polpaccio
di cui soffre il portiere del Milan non è ancora del tutto risolta, e quindi Deschamps lo lascia a casa. Peccato, perché insomma occasione persa per il portiere del Milan, che date le prestazioni meritava certamente il palcoscenico mondiale. E vi segnalo, nel post partita di Sassuolo-Roma, partita terminata 1-1, delle frasi sulle quali sicuramente torneremo, magari dopo la partita stessa, dopo le partite di stasera, ma certamente domani. Mourinho che dice: traditi da un giocatore, sì, che non ha avuto il giusto atteggiamento, gli ho chiesto di andare via a gennaio. Però dice non ci dirà chi è, sembra un po' Gesù Cristo. Dice di no, dice di no. Traditi, dice di no. Uno, tu speri sia il 22. Se dice una cosa così, mi dici anche. Guarda che baffone, da guardare la partita. Se dici una cosa così, devi dirci anche il nome e il cognome del suddetto. Sì. È vero o no? Eh sì. Ecco, per un, le dici per tutte, un minimo di correttezza, mi dici nome e cognome. Enrico, risultato troppo severo, passivo troppo severo per il tuo Bologna? Ma sì, è una partita stranissima. Il Bologna, che fra altre cose ha giocato bene, meritato, era in vantaggio meritatamente. All'improvviso c'è stato questo gol a fulmine a ciel sereno di Dzeko, un gol incredibile, tra l'altro una bellezza, gol bello. Poi dopo la partita io vi avevo detto, avevo già visto che c'erano un po', perché dopo succede sempre così psicologicamente, c'è stata questa punizione molto generosa, ma molto generosa, che però, a onor del vero, barriera non so come era messa, il portiere non so sul suo palo perché ha preso gol, l'ha calciata bene Di Marco, la punizione non c'era, però poi dopo si può anche parare la punizione, perché non era così. Si deve parare. Quindi, secondo sul me, suo dopo palo. Lì, sì. Sul suo c'era. Palo, dopo lì ci siamo sciolti, poi Lautaro ha trovato il terzo gol, davvero bomber d'aria, perché comunque c'è da dire che si è fatto trovare presente. Sui gol devo dire niente da dire, l'unica cosa che io avevo visto una gran bella partita del Bologna, poi all'improvviso mi sono svegliato tutto sudato, 3-1 per l'Inter, perché sono rimasto scioccato. Ti sei svegliato? Cioè, dormivi? Non lo so, io mi sembrava una partita in un certo modo, finita 3-1 il primo tempo per l'Inter, che come ha detto giustamente Tramontana, no, l'Inter a me non mi era piaciuto neanche a me. Poi dopo gli episodi nelle partite, alle volte ti danno gioia, alle volte ti danno dolori, però fatto sta che adesso l'Inter è 3-1 e adesso è dura. E adesso è decisamente in salita per questo Bologna. Questo intanto, esatto, il tabellino del primo tempo, con l'Inter che ha tenuto più possesso palla, ha tirato anche molto più del Bologna, no, in realtà non moltissimo di più, 3 tiri in porta e 1 fuori, che però sono valsi 3 gol, quindi l'Inter ha il 100% della percentuale di realizzazione rispetto a un Bologna che ha tirato 2 volte in porta. Credo che sia da catalogare come tiro in porta anche quello del gol, anche se è stato un po' rocambolesco, perché il tiro non so se sarebbe finito in porta con il tiro Lico sicuramente che no. lo tocca di schiena, spiazza Onana, insomma gol abbastanza bizzarro. Qui fa il paio invece un signor gol come quello di Edin Dzeko, che in tanti appunto hanno, anche noi vedendolo, abbiamo subito accostato al famoso gol di Zidane in finale di Champions League. Su Twitter ci sono dei meme, per l'appunto, che mettono insieme, te lo accennavo prima. Ma non sono proprio uguali, un gran gol, questa, ma non è uguale. Simili Marcello, come dinamica, palla che scende dall'alto, giocatore che si coordina e va a impattare. Vabbè, Marcello è legato a Zidane perché Zidane domani lo vuole rivedere sulla panchina. La premessa, quello di Zidane è meravigliosamente bello, sicuramente più bello di quello di Edin Dzeko, però no, anche quello di Dzeko è un gran gol. Dzeko sbaglia il gol a un mezzo centimetro dalla porta, no. Deve solo appoggiare la porta vuota, mezzo centimetro dalla porta. No, non puoi sbagliare un gol così. No, dai, non puoi sbagliare un gol così. Non puoi sbagliare un gol così. Ha fatto un gol assurdo prima e ha sbagliato sto gol qui, incredibile. No, clamoroso. È incredibile. Era a un metro dalla porta. No, neanche, era dentro la porta praticamente. No, cioè era sulla linea di porta, era solo appoggiarla. Ha tirata sulla traversa. Ragazzi, ma la difesa del Bologna in quella finale era al cinema. Io non ci posso credere. La difesa del Bologna in quella finale era al cinema. Dzeko ha sbagliato un gol impossibile. Come è stato fatto un gol incredibile, ne ha sbagliato uno impossibile. È una roba. Io non volevo dirtelo, ma la tattica difensiva di Thiago Motta non mi sembra una genialata. Non mandatemi al diavolo. Non mandatemi al diavolo se ogni tanto ricorro al Medioevo. Sapete chi ha sbagliato un gol esattamente uguale? Pierino Prati in Italia-Svezia amichevole a San Siro. Era sulla riga anche lui. Ci fidiamo sulla parola, Danilo. Devi credere. Ci fidiamo sulla parola, assolutamente. Tu eri il Marco, dove sei di rigore di Marco. Entra palla sul sinistro! Federico Di Marco! Fa un gol strepitoso, per fortuna rimedia l'errore di Dzeko.
ma la palla è in profondità di arriva da Barella, entra in area di rigore dalla destra di Marco, ha l'uomo davanti, rientra sul sinistro, l'uomo va a far falle, va via, Di Marco col tiro a giro sul secondo palo, pesca un angolo dove Skorupski non può arrivare, 4-1 al minuto 49, doppietta per Federico Di Marco, ma questo gol è bellissimo. Molto 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 bello questo gol di Federico Di Marco, imbarazzante la fase difensiva del Bologna, praticamente l'Inter ogni bravo, volta che entra in area allora, di rigore o crea un'occasione da rete o le reti sì, le fa. Ma sai che io non pensavo posso che fosse dire? Così bravo. Posso dire? Padre. Vai Enrico, allora, ha fatto dei progressi giochi, spaventosi. Quando sei nella fase sì, difensiva, tu sai che Di Marco ti punta, sai che ha solo il sinistro, non lo devi far andare via dal suo piede, questo è un errore da scuola di calcio, l'ha fatto andare via sul suo piede, poi dopo lui fa una gran giocata, ma il difensore non può in area far andare via sul sinistro, lo devi far andare via sul destro, questo è proprio ABC del calcio, poi lui fa una gran giocata, va bene, però diciamo che siamo partiti malissimo, proprio malissimo, 4-1, adesso siamo a teatro, neanche al cinema, mira, ragazzi, a teatro. Ha preso la mira e ha messo un diagonale pazzesco. Bravissimo, no, ma anche nel liberarsi, c'è messo ha ragione sì, Enrico, però il difensore, il difensore Fippo, ha sbagliato, cioè, ma nel liberarsi del difensore, c'è l'errore sicuramente del difensore che è Sosa, ma lui fa una mamma cosa mia, con la caviglia sinistra, correndo, sì, 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 fa un colpo con la caviglia sinistra e manda a farfalle Sosa e si prepara per il tiro. Bravissimo Di Marco, certo, meno 2 Sampdoria 0, c'è un check in corso invece a San Siro, se l'arbitro verrà richiamato al VAR credo che quasi certamente considerando gli ultimi rigori che ha dato questo qua è rigore, sì sì no ma penso anch'io sì sì penso anch'io penso anch'io che sia rigore. Mentre aspettiamo il check, per raccontarti un po' l'evoluzione del gol, il gol di Vlasic, cioè praticamente un copia e incolla di quanto visto in occasione della prima rete, sì, che aveva rigore, segnato Radonjić, è praticamente identico, si gira a 180 gradi, la mette sul secondo palo e Audero non può nulla, quindi vantaggio strameritato del Torino. Para col braccio destro, VAR, si va al VAR e sì, ma è rigore netto, è rigore netto. Ve lo dico io, ragazzi, ve lo dico io. Rigore netto. Sì, sì, ma nel momento in cui lo sta chiamando al VAR, perché anche per l'arbitro il VAR è calcio di rigore, quindi l'arbitro non dovrà fare altro che constatare il fallo di mano e segnare il calcio di rigore all'Inter. La parata praticamente. La parata sì, praticamente. Sì, sì, no, ma un braccio largo. Non... Questo è tra le pieghe o piaghe del regolamento che per forza ci vuole l'arbitro per constatare una cosa che è nettissima e invece al VAR non puoi richiamare o comunque però, non puoi segnalare dal VAR un calcio d'angolo però, magari sbagliato. Intanto è rigore però per anche, l'Inter. Però anche Dzeko gli dà una spinta, Cioè, sì, ma vabbè, Marcello, te lo dico io che ho giocato tanti anni. Quello lì è una spinta normale. Lì è un rigore da polli. Perché tu, il giocatore, piuttosto la mano gliela tira addosso. Lui aveva la mano libera davanti alla porta. Cialanoglu, Filippo. Sì, questa volta ci va Ciala. L'ultima volta l'aveva tirato Lautaro. Adesso va Cialanoglu sul dischetto. Ciala contro Skorupski. Tutto pronto, 59 di gioco. Parte Ciala, fischia l'arbitro, parte Ciala con il destro, rincorsa breve, parte Ciala, 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 5-1 per l'Inter, secondo gol in campionato per Ciala che ha l'assist per Lautaro, aggiunge anche la rete su calcio di rigore, 5-1 al minuto 60, mette la sua firma anche Ciala. È il 14° gol subito dal Bologna nelle ultime 3 trasferte a San Siro. 6-1, 3-1 e adesso 5-1. Si va forse a ripetere il primo set di 2 anni fa. Notte fonda prima per il Bologna. Prima del gol di Dzeko. Pensavate che potesse finire così la partita prima del gol di Dzeko? Non lo so, però... Per come stavano giocando. Resta 5-1 e pratica chiusa, Enrico. Ah, lo so. E noi ci prendiamo 2 minuti, lì nella regia e ci vediamo tra poco. Sì. Va bene, allora, sicuramente anche se ha sbagliato un gol sulla linea do l'app a Dzeko perché comunque fa un gol meraviglioso che apre alla rimonta dell'Inter e dà la scossa alla squadra che in quel momento lì comunque era sotto di un gol e poteva vedere i fantasmi di una stagione per ora non fantastica, almeno per quanto riguarda il campionato, quindi do 7 a Dzeko, poi vabbè Di Marco assolutamente il migliore in campo, 2 gol molto belli, soprattutto il secondo, 7,5 Di Marco, e poi sul terzo
Ci devo pensare un attimo. Ma direi il solito, Çalhanoğlu, perché in mezzo comunque dà una sostanza, una lucidità che spesso Barella perde, che almeno qualche volta Barella perde, e dà equilibrio quando Mkhitaryan sale in un ruolo che all'inizio non doveva essere suo, perché lui sta facendo il ruolo di Brozovic, e quindi do 6,5 a Çalha. Per quanto riguarda i down, sinceramente Bastoni può essere ripreso, il 6 se lo prende, anche qualcosina di più. Beh, non credo ci siano insufficienze in una fine. Scusami, quanto hai dato di Marco? 7,5. Sì, sì, li merita tutti. No, vabbè, dicevo prima Inzaghi 5, ovviamente. Come? Inzaghi 5, Danilo. No. 4? No. 3? Confermo. Inzaghi, dico. Stiamo parlando di Inzaghi o di Di Marco? Io ti sto dicendo, sì, però passando tra quelli Inzaghi, che scendono, immagino Inzaghi. Vabbè, 4. Inzaghi 4, cioè, vabbè, ovvio. Vinci 6 a 1, vuoi mica dargli 4, ci mancherebbe altro. Non confondetemi. No. Ma Danilo fuori onda ha detto: se Inzaghi non vince, ma non è buono, ma non è un allenatore. No, il suo ruolo non è quello di allenatore dell'Inter. Si cerchi un'altra squadra. Ma scusate, ma dopo, alla fine del campionato scorso, era da confermare il signor Inzaghi. No, ma ditemelo voi, non lo so. C'è una certa analogia con il signor Mancini. Tu non mi porti al mondiale e vai fuori con la Macedonia e sei ancora lì. Ma non esiste, allora, ragazzi. Però aspetta, facciamo c'è un aggravante. C'è un aggravante. Santa Maria Goretti fa i miracoli. Danilo, c'è un aggravante, perché Mancini comunque l'europeo l'aveva vinto. Inzaghi. Scusate, ma noi oggi abbiamo vinto 6-1, dobbiamo parlare di Inzaghi che ha perso lo scudetto l'anno scorso. No, ma mica... Forse per Danilo questa cosa potremmo andare avanti a parlare per 6-7 puntate. No, capito, puntata ne parliamo. Siccome l'Inter vincerà Danilo, con l'Atalanta, parlerà ancora Danilo di Inzaghi. Mentalmente, vedere un 6-1 per la serie gli fa tornare in mente che avresti dovuto vincere là con uno che vince 6-1. No, io capisco, no, certi atteggiamenti, non si può parlare male di qualcuno, anche se, ma non hai visto che... Ma no, io parlo male in senso generale. In senso generale. Non è... Oggi è stato diciamo che oggi è stato bravissimo e ha vinto contro il Real Madrid. Detto 6-1, questo, forse abbiamo visto il Bologna, ma era il Real Madrid o il Bayern. Detto non questo. So.